Il Natale rispetta tutte le dimensioni della realtà fisica. Questa tesi è dimostrata chiaramente con quanto segue. Dobbiamo prima porre una equazione in cui tutto quanto esiste nella sezione è uguale a tutto quanto può essere posto in flusso quando la sezione è unitaria. Bene, cerchiamo di capire quanto sia tutto quanto in sezione. Tutto è il 100%. Quanto è quello che è diretto da una sola parte, quella reale, positiva e non quella negativa, immaginaria. Quindi, quando il ciclo è 10, 5 è tutto il quanto elettrico o magnetico. Per cui tutto quanto è il 100% più il 5%, ossia il 105%. Ebbene, tutto quanto in linea, cioè su ognuna delle tre linee x, y, z dello spazio, è il 105% diviso 3, ossia il 35%, che è uguale a 35 diviso 100, ossia a 0,35 unità. Stabilito quanto è tutto quanto in linea, come 0,35, tutto quanto è in sezione è nel quadrato di quella linea, ossia è 0,35 al quadrato ed è uguale a 0,1225. Ora, per quanto abbiamo affermato all'inizio che tutto quanto è in sezione è tutto quanto è posto in flusso quando la sezione è unitaria, tutto quanto è in flusso nel tempo è leggibile come l'anno 0, il mese 12 e il giorno 25, corrispondente alla quantità 0,1225, giorno del Sole Invictus e Natale di Gesù. Vi sembrerà strano che noi esaminiamo in questi termini il tempo e lo spazio-tempo? Ma quando esso è veramente considerabile come un flusso, tutto quanto sia in eterno è immaginabile presente in una sezione priva della linea di flusso. In questa sezione ci deve essere tutto. Chiaramente è una sezione molto vasta. Ma essendo un quantitativo enorme, noi possiamo metterlo anche tutto in flusso a condizione che la nostra sezione assuma il numero 1 per 1. A quel punto tutto il quantitativo di massa presente nella sezione è ordinato a passare nel tempo unitario a condizione della sezione unitaria ed è messo tutto quanto come un flusso nel tempo. Ebbene, abbiamo scoperto che la quantità di un flusso presente nella sezione, quando è tutto posto in linea di flusso nel tempo, è uguale ad una data e la data dell'anno 0, il mese 12 e il giorno 25 è considerabile come lo 0,1225 assegnando l'unità all'anno, i centesimi ai mesi e i decimillesimi, cioè la quantità unitaria della realtà ai giorni. Ciò fatto, abbiamo dimostrato
che già il Sol Invictus che celebrava il 25 dicembre, il Dio Sole Invicto, era un giorno idealmente corrispondente alla nostra determinazione e osservazione del tempo e dello spazio. Per di più, quando in questa data del 25 dicembre compare Gesù, egli identifica quell'anno come l'anno zero con il quale è giusto considerare l'inizio della fine del tempo.